Ringraziare il Consiglio Comunale del lavoro che ha fatto insieme al Commissario e al Dipartimento per la stesura di questo nuovo regolamento. Vorrei sottolineare delle cose che ha già detto la Presidente Guadagno che io ritengo importanti e che hanno avuto il mio sostegno lungo tutto il percorso che ha portato alla redazione del testo. Primo, che c'è una logica espansiva. Questo è un regolamento che è costruito per consentire lo sviluppo di queste attività in tutto il territorio della città. Stiamo parlando un cambiamento forte rispetto all'interpretazione di questa specifica funzione che era riservata di fatto al centro storico e creando meccanismi di incentivo agli artisti e alle amministrazioni di territorio di prossimità perché queste attività vengano integrate dentro il territorio delle diverse centralità di Roma. La seconda è che il regolamento supera delle rigidità che erano nelle precedenti norme che vedevano di fatto la costruzione di corporazioni rigide, costituite da forme di espressione che ormai nell'espressione artistica contemporanea si sovrappongono l'una all'altra. Terzo, un meccanismo che mette in relazione, io ritengo, virtuosa il sistema decentrato di amministrazione della città con il Dipartimento delle politiche e delle attività culturali, in quanto mette il Dipartimento e le sue competenze al servizio di un processo che è indirizzato invece da chi ha le competenze di amministrazione del territorio nei municipi, cioè sono i municipi stessi a definire quali sono le zone del loro territorio all'interno di cui queste attività possono essere svolgersi e anche le quantità. Ma allo stesso tempo mette a disposizione di un processo che quindi vede protagonisti nel governo del territorio i municipi le competenze che sono costituite all'interno dell'amministrazione centrale e che ovviamente consentono di fare delle valutazioni di merito sulla qualità delle candidature che si presentano e anche sulla gestione di un processo che è piuttosto articolato. Infine, come diceva la Presidente Guadagno, un elemento importante che vorrei non sfuggisse a nessuno, e cioè la presenza sul territorio diffuso di attività culturali è un elemento di controllo sociale importante. Racconto un piccolo episodio anche così, che ricorre a un passato, ma insomma nei primissimi anni 2000 decidemmo di portare una manifestazione che si chiamava Enzimi da fuori la città a portarla a Piazza Vittorio, che era allora già una zona sottoposta a forti pressioni e degrado. E nel portarla a Piazza Vittorio naturalmente ci confrontammo con una resistenza, una preoccupazione degli abitanti che questa presenza di giovani che facevano arte e spettacolo diventasse un elemento di disturbo per una popolazione prevalentemente anziana che risiedeva nella città. La verità è che il quartiere si trasformò così tanto che al termine della manifestazione i comitati di anziani vennero a chiedere di continuare la manifestazione perennemente, cosa che ovviamente non era possibile. Però la presenza di attori costruiscono intorno all'altra reazioni umane, reazioni sociali, è una condizione fondamentale per la riconquista del territorio, per quello che si chiama controllo sociale del territorio. Ora certamente non saranno gli artisti e i pittori, e non chiediamo a loro di fare il controllo del territorio, ma dare la possibilità ai municipi di individuare con una logica che combina sviluppo delle reazioni di comunità e controllo del territorio, spazi per cui chi oggi fa della creatività un elemento di sussistenza, penso sia una misura importante ed è una misura che sta nella linea generale che noi stiamo perseguendo con l'insieme delle iniziative. Dunque ringrazio davvero Presidente Guadagno, Presidente Coia, la Commissione per il lavoro che è stato fatto e gli uffici che hanno ininterrottamente collaborato a questo processo che finalmente oggi vede luce. Grazie mille del lavoro.